Faceva così freddo, ma così freddo che a tutti i conigli si erano congelate le orecchie. Diritte! E non riuscivano più a piegarle, neanche se provavi a scaldargliele tra le mani. La stessa cosa era successa anche ai cerbiatti, ma a loro, oltre alle orecchie, si era congelata anche la coda. E la coda ghiacciata fa proprio male. Figuriamoci le orecchie. Ad Aaron piaceva dormire, soprattutto d'inverno, quando fuori faceva molto freddo. La sua mamma e le sue sorelle pensavano che sarebbe andato in letargo. E quell'inverno sembrava fatto apposta. Aaron dormiva, se ne stava al calduccio ed era felice. Aaron era un bambino e aveva tre sorelle, più grandi di lui. Gli volevano un sacco di bene perché era molto simpatico. Non piangeva mai, nemmeno quando cadeva e si faceva male. Mai una volta che piangesse. Sorrideva sempre, era molto curioso e gli piaceva fare l'esploratore. A 2 anni e mezzo Aaron aveva già esplorato il bagno e le scale e puntava al camino acceso. A 3 anni aveva conquistato la cucina e si era affacciato sul giardino. A 4 anni era diventato il re del pollaio, giocava con i conigli e si rotolava nell'orto. Tutti ridevano delle sue imprese, a parte la mamma, che lo brontolava perché tornava a casa tutto sporco e spettinato. Ma poi non riusciva a punirlo. Aaron la guardava con un sorriso, ma con un sorriso che neanche un dinosauro sarebbe riuscito a fargli la faccia cattiva e sculacciarlo. Aaron allargava le braccia, così, come per dire: "E che ci posso fare?" E poi rideva così tanto che gli occhi gli ridevano, eppure le orecchie. E così ogni volta finiva che tutti ridevano con lui. E pazienza se c'era da lavarlo da capo a piedi. Ad Aaron piaceva dare un nome alle piante e agli animali. Glielo aveva insegnato il suo nonno, che un vecchio limone lo chiamava Vodka Lemon. Aaron all'olivo aveva dato nome Olivia. Il rosmarino lo aveva battezzato Rino e il timo Timo. No, proprio non aveva una gran fantasia con i nomi. Con gli animali era andata un po' meglio. Willy era il nome della capra. Il suo coniglio preferito lo aveva chiamato Marlon. E Klaus era il nome per una rana che ogni mattina faceva la strada dallo stagno fino a casa per salutarlo. E poi c'era Betta. Betta era una paperina graziosa e anche molto miope, che quando Aaron faceva l'esploratore in giardino lo seguiva coraggiosa per i primi 100 metri, poi basta, il coraggio finiva lì e non lo seguiva più. Al centro del mondo di Aaron c'era una casa in pietra che il suo papà aveva costruito al limitare del bosco, ai piedi di una grande e bellissima montagna. Intorno alla casa c'era un giardino. Il nonno curava l'orto insieme ad Aaron, che era il vice direttore dell'orto e del pollaio. Willy la capra era il vice vice direttore e Marlon il coniglio il vice 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 direttore e Betta, la paperina miope, era la segretaria. E tutto era vivo e allegro, e quando faceva freddo, Aaron dormiva e sognava di fare l'esploratore in posti sempre più lontani. Ma quell'inverno era troppo freddo. Aaron pensò che era meglio sprofondare nel suo letto. Aveva ancora un sacco di tempo per esplorare il mondo. Fine.